e buon venerdì telespettatori di RTA, consueto appuntamento con il telegiornale che apriamo con le elezioni comunali di Borgo Taro. Abbiamo cercato di raccogliere qualche notizia qua e là, ancora quasi nulla di confermato, ma tante indiscrezioni che alla fine potrebbero poi anche rivelarsi davvero fondate. Sentiamo. La presenza nella lista che sosterrà la ricandidatura a primo cittadino di Borgo Taro del sindaco uscente Diego Rossi, di un personaggio forte, da sempre considerato dell'area di centrodestra, che ha già seduto tra i banchi del Consiglio Comunale in grado di spostare un buon numero di preferenze e sempre tra i più votati nelle competizioni alle quali ha preso parte, oltre ad essere la sorpresa di questa tornata elettorale, potrebbe destabilizzare le prossime elezioni amministrative del capoluogo valterese. Si tratta di una voce certo non confermata, ma che stando ai ben informati starebbe creando qualche malumore all'interno del gruppo Uniti per Borgo Taro. E questo spiegherebbe, in parte, il ritardo nel presentare il nome del prescelto a candidato. In pole position ad oggi vi sarebbe Luciano Avalli, colui che appare l'uomo forte tra la rosa dei papabili, ma i giochi non sono ancora chiusi. Inoltre Diego Rossi si sarebbe assicurato anche altri nomi provenienti dall'area di centrodestra che porterebbero ulteriori voti al suo gruppo. La corsa allo scranno più alto di Palazzo Manara si fa dunque interessante. Ivano Vignali potrebbe essere il nome prescelto per la lista civica Resistenza del Cerro, mentre Martina Del Nevo è da mesi ormai il candidato ufficiale di un progetto per Borgo Taro, una lista che si preannuncia composta da ragazzi giovani alla loro prima esperienza amministrativa. La Del Nevo e Vignali, quest'ultimo se confermato nel panorama che ad oggi si va delineando, sarebbero dunque i volti nuovi. Resta ancora l'incognita del consigliere di minoranza uscente Giuseppe Toffanini, che ad oggi non ha dichiarato se intende ripresentarsi o meno, e la presenza di un gruppo giovane che si dice avrebbe voluto scendere in campo per dare una sferzata alla vita amministrativa del capoluogo valterese. Si vota probabilmente il 5 giugno, ancora meno di un mese dunque per mettere a punto liste e nomi, ognuno cercando il proprio scatto vincente. E a proposito di elezioni, tra poco alle ore 21 in Biblioteca Manara a Borgo Taro, la lista civica Resistenza del Cerro tratterà un argomento importante: gestione dei rifiuti, un paese fermo al 25% di differenziata. Incentivi, promozione del riciclaggio e legge regionale 16 del 2015. È stato invitato a discuterne Paolo Tazzini, membro della Commissione Tecnica Regionale per i consumatori, ovviamente i cittadini sono attesi. Tra poco alle 21 c'è anche il Consiglio Comunale di Compiano che si riunisce, sono 6 i punti all'ordine del giorno, tra i temi importanti la Tari 2016 e l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e dei suoi allegati. E adesso Consiglio dell'Unione dei Comuni che si è tenuto ieri sera. Mancavano diversi sindaci, ma come sentirete dalle parole del primo cittadino di Borgo Taro, Diego Rossi, sono iniziate in qualche modo le operazioni di dialogo. È iniziata l'operazione dialogo. C'è la volontà politica di aprire una discussione seria con tutti i comuni delle due vallate per dare una svolta concreta, di credere e rendere ancora più forte l'attuale Unione dei Comuni delle valli del Taro e del Ceno. Proposte che possono andare bene per tutti, soprattutto per chi fino ad ora non ha condiviso la sua utilità, iniziative per far entrare nuovi comuni o fare cambiare idea a chi ha intenzione di uscirne, un'operazione da farsi in tempi strettissimi subito dopo l'estate. Un lavoro di ricucitura politica non certamente facile, caso le profonde divisioni tra i due poli, avute già in seno all'ex comunità montana. Si cercherà di lavorare su due livelli, come prevede lo statuto, uno il generale e un altro in subambiti, per dare maggiore concretezza e praticità ai servizi tra comuni di aree più omogenee di quelle attuali. Incisivo il discorso di Diego Rossi, sindaco di Borgo Taro, nel quale si riassume una volontà di apertura espressa in sostanza degli altri interventi. Intanto è iniziato un serrato iter per l'ingresso dell'Unione dei Comuni di Bedogna, con la prima approvazione delle modifiche statutarie. E cioè, io difendo la tesi che non si possa uscire da un'unione se non passati 5 anni con una certa complessità, perché al di là del dibattito ancora aperto su come debba essere gestita l'associazione nella gestione delle funzioni amministrative, è chiaro che si tratta di mettere in piedi un modello organizzativo, un modello di gestione del personale, un modello tecnologico che non può essere soggetto a uscite estemporanee, ma comunque un passaggio che vede la richiesta di un comune importante del distretto Valli
di Taro e Ceno di entrare nell'Unione costituita ormai 2 anni fa, e la novità della richiesta di un comune di entrare, questo l'avevamo già detto quando avevamo espresso il primo parere rispetto alla richiesta del comune di Vedonia proprio in questo consiglio, in questa sede di questo consiglio, e ribadisco quanto affermato già allora, è un fatto politico importante che un comune che tra l'altro quando questa unione partì si dichiarò non disponibile ad entrare in unione, non vedendone anche l'utilità, bisogna che ci ricordiamo la storia, perché altrimenti sembrano passaggi scontati e banali, cosa che invece non è. In 2 anni, quindi un arco di tempo neanche poi eccessivamente lungo, la posizione di quel comune si è modificata in senso positivo rispetto all'unione, e l'unione io credo intelligentemente, e non solo responsabilmente, ma intelligentemente e responsabilmente ha espresso allora un parere positivo rispetto a questa richiesta di ingresso da parte del Comune di Vedonia, e oggi formalmente inizia un percorso di modifica dello statuto che ne consentirà l'ingresso a tutti gli effetti. Penso che sia un passaggio che da un lato intanto rafforza l'elemento istituzionale di questa unione e che nello stesso tempo ci impone anche una riflessione politica, e mi rifaccio anche al passaggio ultimo di Luigi Bassi, ci impone una riflessione politica rispetto alla necessità di un coinvolgimento ancora più ampio, ancora più forte all'interno del riferimento istituzionale che c'è, che esiste, ed è l'Unione Valità Oceno, è il riferimento istituzionale per la gestione delle funzioni associate, ma sarebbe poco se ci limitassimo a questo. Dobbiamo avere, io credo, anche la lungimiranza e la visione di capire che questo è il riferimento anche politico per questo territorio. L'ingresso di un nuovo comune è qui a testimoniarlo. C'è una richiesta che si va a formalizzare, che si va a concretizzare. Credo che questo rafforzi anche l'elemento politico di mente che deve riuscire, seppur tra le mille difficoltà che conosciamo e che affrontiamo, a mettere insieme dei servizi, a farli funzionare, ma io dico anche a ragionare insieme per questo territorio, e ragiona insieme se ha più soggetti che istituzionalmente ne fanno parte, e questo, dicevo, ci aiuta ad assumere ancora più forza e valore sui temi che poi stanno non solo a cuore ma negli interessi dei cittadini. Quindi penso che questo ente debba riprendere anche quella capacità di progettazione del nostro territorio sui servizi, ma anche sulle politiche di sviluppo infrastrutturali, sanitarie, sociali, che ci vedono insieme in altri tavoli, sull'ASP, sui servizi alla persona, sul sanitario all'interno del distretto, sulla gestione dell'acqua. Ecco, credo che questo ente debba riprendere anche dal punto di vista politico istituzionale questo tipo di capacità, e quindi l'occasione che ci dà l'ingresso di un nuovo comune è quello di riaprire questa discussione consapevoli anche delle difficoltà. E intanto il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno torna a riunirsi martedì prossimo alle ore 20:45. All'ordine del giorno ancora la discussione sulle modifiche allo statuto che ieri sera ovviamente non si è potuto tenere. Il Comune di Valmozzola e l'Associazione Amici del Museo della Resistenza Gian Paolo Larini organizzano per domani alle ore 16 nella Sala Civica di Mormorola la presentazione del libro di Roberto Occhi, Storia di Pietro, vita e morte di un giovane deportato a Mauthausen, sulla triste vicenda di Pietro Occhi di Vettola di Mariano, morto in un campo di concentramento. Sarà presente l'autore con i parenti del caduto, il sindaco di Valmozzola e Gianpaolo Cantoni, presidente dell'associazione deportati ANED di Parma. Seguirà poi un aperitivo offerto dall'associazione Amici del Museo della Resistenza. E adesso con il sindacato, la Gilda degli insegnanti, parliamo di scuole. La progettualità e le competenze dei docenti del nostro territorio vengono confermate anche in sede europea. La Gilda degli insegnanti di Parma, tramite il coordinatore provinciale Salvatore Pizzo, fa notare che l'Istituto Comprensivo della Valceno e l'Istituto Superiore Zappafermi di Borgotaro, proprio grazie alla loro progettualità, hanno ricevuto un finanziamento, ognuno di 22.000 euro di fondi strutturali europei, per l'innovazione ed il miglioramento degli ambienti di apprendimento. Per la Gilda, sottolinea il sindacato, queste notizie sono uno schiaffo ai politici della maggioranza di governo che hanno adottato politiche punitive ed umilianti per gli insegnanti.
E restiamo sul tema scuola, c'è una bella notizia da Solignano perché lunedì mattina alle 7.45 parte il servizio Piedi Bus ed è la prima volta a Solignano. Ci saremo e poi ve lo proporremo. E adesso andiamo a Rocca di Varsi, dove anche quest'anno torna quel campionato che tanto piace agli italiani, perché arrivano un po' davvero da tutta l'alta Italia. È il campionato del fungaiolo. Gli amanti dei funghi sono di nuovo chiamati a raccolta domenica 24 aprile a Rocca di Varsi per la quarta edizione di un appuntamento imperdibile, il campionato del fungaiolo. Si tratta di una vera gara sportiva, una sorta di allenamento nei boschi per gli appassionati fungaioli che saranno chiamati a cercare ben 550 funghi porcini realizzati in materiale sintetico ma in tutto identici agli originali, in un'area decisamente vasta di bosco, delimitata da fettucce e con un unico ingresso. La gara durerà in tutto 2 ore e mezza e alla fine verranno consegnati 10 trofei ai partecipanti che avranno realizzato il miglior bottino. La manifestazione piace sempre più ogni anno che passa e sono davvero in tanti i partecipanti che provengono un po' da tutta l'Alta Italia. All'appello non solo esperti fungaioli ma anche tante famiglie con bimbi al seguito che si immergono nella natura e trascorrono una giornata completamente differente. Un evento che, anche sotto l'aspetto turistico, è ben visto dagli organizzatori e dall'amministrazione comunale che sostiene il progetto. Grazie a questo anomalo campionato, infatti, in questi anni si è riusciti a far conoscere sempre di più la bella Rocca Nuova e l'intero territorio circostante. Non dimentichiamo poi che l'evento è benefico, poiché tutto il ricavato viene devoluto al santuario della frazione che ospita la manifestazione. Quest'anno, novità, l'intera giornata sarà ripresa da un drone. Il ritrovo è previsto alle ore 8 nel piazzale della chiesa. La quota di partecipazione è di 15 euro comprensivo di degustazione a fine gara, mentre per i bambini fino ai 13 anni il costo è di 5 euro. Per informazioni potete chiamare il 340 95 42 991 oppure 347 07 55 740. A Berceto ora, dove continua anche quest'anno con successo il Festival Internazionale dei Giovani. Oltre 2.000 giovanissimi presenti per diverse settimane nel paese della Valtaro a partire dal prossimo mese di giugno. Berceto continuerà anche nel 2016 ad essere capitale dei piccoli artisti, grazie al Festival Internazionale dei Giovani. Dal 4 giugno al 7 settembre il paese sarà affollato da circa 2.000 giovanissimi provenienti da 22 nazioni del mondo. Rispetto all'anno scorso il festival avrà qualche variazione a partire dalla durata superiore di una ventina di giorni. Inoltre nel 2015 i gruppi alloggiavano nell'edificio scolastico, mentre quest'anno, grazie alla disponibilità della Curia Vescovile, i giovani albergheranno nel seminario in via Colli, che è la sede ideale per i partecipanti ad un festival di questo genere, come ha proprio ricordato il maestro dello sport Carlo Devoti, principale organizzatore e coordinatore del grande evento. Devoti ha anche ricordato che quest'anno l'appuntamento sarà dedicato ai temi dell'olimpismo e della misericordia, in concomitanza con le Olimpiadi del Brasile ed il Giubileo proclamato da Papa Francesco. E tutti i gruppi tratteranno questi temi durante la loro permanenza in paese. Altre novità è che ogni gruppo, India e Turchia, le nazioni più rappresentate, soggiornerà 2 settimane anziché i 10 giorni dell'anno precedente. In occasione del festival anche una società sportiva parmense, l'Energy Volley, terrà uno stage qui con 300 atleti suoi tesserati. Carlo Devoti ha sottolineato come la scelta del seminario sia davvero fondamentale per uno scambio culturale. Vivendo l'esperienza insieme alle parrocchie, i ragazzi del festival avranno modo, ha confermato, di confrontarsi e scambiarsi i modelli culturali con quelli di gruppi parrocchiali giunti a Berceto. Dunque appuntamento a partire da giugno per conoscere ed ammirare nuovi spettacoli e nuove tradizioni. E domani nel Salone della Casa della Gioventù a Berceto l'amministrazione comunale ha organizzato un'assemblea plenaria con tutti gli utenti degli acquedotti del comune. Il tema dell'incontro sarà il sistema idrico integrato gestito dal comune di Berceto come prima dell'avvento di Montagna 2000. Interverranno il sindaco Luigi Lucchi, il tecnico comunale preposto Pietro Zanzucchi e Marcello Cecchetti. Domenica invece, da un'idea della CICE, ci sarà Puliamo Casa Selvatica, sempre nel comune di Berceto. Alle
alle 11, ritrovo presso il bar locale, attrezzati con guanti e sacchi di plastica per la raccolta di immondizia sparsa nell'ambiente e qualche panino per un pranzo al sacco. E adesso siamo alla pagina sportiva, come ogni venerdì la dedichiamo ai piccoli leoni di Bardi che anche sabato scorso hanno vinto. Ancora una volta grandi i piccoli del Bardi che nel non facile incontro col Baradigna hanno vinto senza storia per 3-0 in casa. Nell'ultima gara del campionato provinciale Olimpia 2008 a 7 giocatori, undicesimo trofeo Tommy Playoff Girone A disputata sabato scorso, i leoni della Valceno hanno messo in campo una prova da 10 e lode piegando i fortissimi coetanei cittadini. Davvero meritatissime per certi momenti durante i tre tempi dell'incontro sofferta vittoria. Ottime trame di gioco che ad ogni incontro vengono sempre più recepite. La vittoria è arrivata sul finale nel terzo tempo, dopo che nelle prime due fasi dell'incontro il risultato era inchiodato sul punteggio di 0-0. Grazie ad una difesa invalicabile con Giacomo e Andrea a difesa della porta amica, con i due portieri Mattia e Davide sempre attenti e pronti ad intervenire e ad effettuare rinvii, con un centrocampo impeccabile sia offensivo che difensivo con Fabio, Mattias, Matteo e Annalisa e con un attacco micidiale ed inesorabile con Alessandro, Manuel e Matteo, anche in questo incontro al vertice della classifica il Bardi è riuscito a domare e a zittire gli avversari che hanno ceduto con l'onore delle armi. Per questa gara capitano è stato designato Alessandro e il suo vice Giacomo, marcatori Matteo, una sfortunata autorete di un bravo difensore avversario ed Alessandro. Dopo questa bella prova la classifica aggiornata vede ancora il Bardi primo con 12 punti, 4 vittorie su 4 partite fin qui disputate, 14 gol fatti e solo 2 subiti. E domani al comunale di Bardi arriva il Montebello Nera ed è di nuovo big match tra le due formazioni in vetta alla classifica. Ci si attende come sempre grande tifo. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:30. Le previsioni del tempo per domani, 9 aprile sabato, da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni che nel corso della giornata risulteranno a carattere di rovescio anche temporalesco. Esaurimento dei fenomeni in tarda serata. Temperature stabili con minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 15 e 17. I venti saranno deboli. I programmi di questa sera iniziano come di consueto alle 20:35, salute e società, poi alle 21 Video Station, alle 22 il TG, alle 22:30 ballo che sballo in TV. E anche per oggi è tutto. Chiudiamo qui l'informazione locale. Grazie a tutti voi per averci seguito. A domani.